5 risultati utili consecutivi, 4 vittorie e un pareggio, in totale sono 6 successi con 4 clean sheet. Crescita costante, personalità, capacità di rialzarsi subito è accaduto dopo l'immeritato KO con lo Crotone, vincendo a Viterbo e stravincendo a Foggia. Stessa reazione dopo il 2-2 interno con Monterosi, altre 2 affermazioni a Potenza e in casa sabato scorso con la Fidelisandria. Ora nuova trasferta ad Avellino, stadio Partenio Lombardi, casa del neopromosso Giuliano, senza Plizzari, febbre alta, il nazionale under 21 è rimasto a casa. Ecco la prima novità, tre pali Sommariva, sarà il debutto in campionato per il classe 97 arrivato in estate dal Monza. Solita difesa, Cancellotti, Brosco, Ingrosso e Milani, a centrocampo una o due varianti. Certo il rilancio di Palmiero in cabina di regia, scalpita Aloi verso il debutto dal primo minuto nello stadio che lo ha visto protagonista nel le ultime 2 stagioni con la maglia dell'Avellino, ma Colombo potrebbe anche confermare Jabouà. Mora imprescindibile, dunque panchina per Kraia. Davanti con Lescano e Cuppone giocherà molto probabilmente De Sogus in vantaggio su Colai. Delle Monache, Vergani e Tupta pronti eventualmente a subentrare. Giuliano privo del laterale nigeriano il mancino Oyevale e del centrale croato Biasiol. Il tecnico Lello di Napoli, febbricitante al pari del suo vice Alessandro Tatomir, conta di recuperare in extremis il cursore di fascia Iglio e l'attaccante Salvemini. Stadio De Cristofaro di Giuliano non omologato per la Serie C. Gare casalinghe a circa 80 km, appunto allo stadio Partenio Lombardi di Avellino, dove i Tigrotti sono imbattuti. 3 vittorie contro Viterbese, Turris e Virtus Francavilla. Un solo pareggio contro il Picerno. Al Partenio ben 10 i gol realizzati, non esattamente numeri da matricola. Squadra organizzata con tanti giovani dal 2000 a scendere e qualche calciatore d'esperienza. Nocciolini, Zullo, Ciro Pozziello, soprattutto l'immarcescibile Federico Piovaccari, 38 anni, 4 gol in campionato. In passato diversi dispiaceri procurati ai biancazzurri con le maglie di Triestina, Ravenna, Cittadella e Brescia. Sistema di gioco 3-5-2, il probabile 11. Sassi tre pali, nel cuore della difesa Scanagatta o Berman, Zullo e Ciro Pozziello. Sulle fasce Rondinella e D'Alessio, in mezzo Gladestoni, il play Felipe Ghisolfi, in attacco Nocciolini e appunto Federico Piovaccari.